Edizione numero 40 per quello che è diventato un appuntamento imperdibile, non soltanto per gli amanti dei Depeche Mode, ma anche per la musica meravigliosa degli anni che furono. Ahimè, anche se i Depeche Mode per fortuna continuano a fare musica ancora grandissima, ancora adesso dopo 35 anni, edizione numero 40. E chi se non la mamma di questo Depeche Mode Party? Benvenuta Francesca. Ciao a tutti, sono Francesca. Come diceva lui, siamo arrivati alla 40esima edizione di questa serata che dal 1993 viene organizzata per tutti gli appassionati del gruppo inglese dei Depeche Mode, che da 35 anni ci tengono compagnia con la loro musica meravigliosa. Manca il papà, dopo ci raggiunge. Io ho chiamato affettuosamente il papà e la mamma. Siete stati voi effettivamente gli ideatori di questo party. Cosa vi è saltato in mente? Per essere più precisi, è stato Enrico che nel 1993 ha fatto la prima serata, perché ai tempi nei locali la musica elettronica e la musica dei Depeche Mode veniva passata molto raramente, e quindi per accontentare tutti gli altri ragazzi che ai tempi condividevano la sua passione, aveva deciso di organizzare una serata un po' diversa, la cui caratteristica era quella di avere una programmazione musicale dedicata ai Depeche Mode. E quindi, allora, sono cambiate tante location, sono passati tanti anni evidentemente, lo spirito è sempre quello però. Lo spirito è sempre quello, c'è sempre voglia di divertirsi, di ritrovarsi, ci sono degli appassionati che seguono la serata proprio dalla prima, e da allora ne è stata fatta parecchia di strada, parecchie location, dal Fu Rainbow Club di Milano, Rolling Stone, Alcatraz, Limelight, eccetera, fino ad arrivare a questo nuovissimo locale che è il Fabric, che si è subito fatto conoscere come uno dei locali più nuovi e più importanti di Milano, sia per le serate che per i live. E quindi siamo arrivati finalmente alla 40esima edizione. Per le prossime 40 cosa avete in mente? Non si sa, iniziamo a vedere innanzitutto se il locale piacerà, quello penso proprio di sì, iniziamo a viverci la serata, e l'intenzione è sempre di continuare a celebrare questo gruppo inglese che ancora oggi riesce a coinvolgere fan di tutte le generazioni. Poi ci si ritrova insieme, si balla, ci si diverte al ritmo dei Depeche Mode e si vedrà. Successo sempre crescente, ve lo aspettavate? No, quello no, ma c'è da dire che anche il successo dei Depeche Mode in questi anni è cresciuto. Varie generazioni seguono il gruppo, anche i figli, i nipoti dei fan dei primi anni Ottanta. E soprattutto i Depeche Mode fanno ancora tour mondiali, riempiono gli stadi, quindi è normale che la loro musica abbia conquistato un pubblico sempre più vasto. Allora, visto che il papà non ci raggiunge... Adesso mi raggiunge anche lui. Magari lo incontriamo dopo, noi intanto cominciamo a fare un giretto per il locale. Grazie. Grazie a voi e godetevi la serata. Il DJ del Depeche Mode Party. Senti, come si prepara una festa del genere? Una festa del genere si prepara dopo tanti tanti anni di dedizione, devozione nel caso di Depeche Mode. L'abbiamo raffinata, ormai è la 40esima edizione questa. Le fate tutte? Le ho fatte quasi tutte, dal 2001 che le sto facendo, quindi ormai sono buoni 14 anni. Devo dire che la party si è evoluto molto dalle prime volte che lo facevamo a Rainbow, lo storico locale alternative di Milano, poi siamo passati all'Alcatraz, l'abbiamo fatto a Rolling Stone, al Black Hole, magazzini generali, abbiamo fatto diverse serate in giro. Devo dire che questa volta è veramente speciale, perché penso che una location così bella, una venue così, non ci è mai capitata prima. Quindi sono molto felice, sono molto contento, sono emozionato e sono onorato di poter suonare per tutte le persone che verranno questa sera.
Leggevo sui social che ti trovi a Londra giusto oggi. In Inghilterra com'è il rapporto con i Depeche Mode? Io vivo a Londra da anni ormai, sono 6 anni che vivo a Londra, io vivo a Waterloo e vivo e lavoro lì. Il rapporto con i Depeche Mode è molto stretto, proprio poche ore fa ho ricevuto una comunicazione di un'altra serata simile a questa che verrà fatta il 16 di giugno. Quindi comunque i party continuano, la gente è molto vicina a Depeche Mode e sono ancora molto molto affezionati. È un gruppo molto sentito. Quando parlo di Depeche Mode in giro con le persone che conosco in Inghilterra, li conoscono tutti molto bene. Allora ti lasciamo lavorare e grazie. Lunga vita ai Depeche Mode. Lunga vita ai Depeche Mode. Ciao. Grazie. Siamo nel retropalco del Fabric ed ecco di qua, Selius Project, benvenuti. A fine concerto, sudati. Sudati, felici. Accaldati e un po' secchi, però siamo arrivati alla fine, grazie. Allora, abbiamo visto un bel live, un live che voi realizzate con degli strumenti vintage, se vogliamo, sì. Quindi comunque sintetizzatore, comunque strumenti. Come mai? Perché un po' di nostalgia o perché magari il suono è davvero migliore? Beh, la seconda vince. Abbiamo provato a ridurre il tutto a una sequenza di oggetti informatici, ma non ci ha soddisfatto. Siccome possediamo questo bellissimo arsenale ed è bello portarlo in scena e ci divertiamo a suonare sui pannelli, sulle tastiere, sulle manopole, direi che la nostra formula è questa. Ispirata ovviamente ai nostri maestri, che potrebbero essere i Kraftwerk o comunque tutta l'elettronica inizio anni 80, fine anni 70, che si suonava sui sintetizzatori analogici, quindi... Nominato Kraftwerk non a caso, perché poi anche l'album c'è una manina, una zampina, sì, di Kraftwerk. Un aiuto, diciamo, nella fase finale. Abbiamo fatto il mastering con Henning Schmidt, che è membro di Kraftwerk di questa ultima formazione, e siamo volati a Colonia nel suo studio. Ci siamo conosciuti un po' di anni fa, è stato bellissimo collaborare con lui, anche perché non ha messo solo un aspetto tecnico, ma anche artistico e umano nel nostro prodotto. Di questo nuovo progetto? Allora, il nuovo progetto ovviamente nasce dall'esperienza live. Abbiamo riportato in studio brani, li abbiamo registrati, mixati e prodotti noi, e avrà un successivo step, nel senso che volevamo già uscire con il CD, poi ci sono stati dei ripensamenti, perché suonando nuovamente i pezzi live sono uscite delle versioni ancora più interessanti e credo che le sostituiremo nel master del disco, e quindi abbiamo fatto bene tutto sommato a non correre sull'uscita dell'album.
e ad aspettare di riproporvi veramente le versioni definitive dei brani. Il progetto, che si intitola Day by Day, come ti dicevo, è un po' un volo cosmico, è un disco morbido, a differenza del precedente, un disco in cui ci piace fermarci un attimino sugli oggetti piccoli, sui suoni che rappresentano un po' il viaggio, la strada, una linea obliqua, come ti dicevo, che taglia un pochino dall'elettropop più classico a qualche sperimentazione un pochino più moderna. Porta-porter le plaisir. Le più plaisir. Ho letto una frase sulla presentazione: nostalgia del futuro. Sì, è un vecchio concetto che ci piaceva, forse un po' più legato magari alla mia età, che diciamo nasce da un vissuto dell'infanzia, dell'adolescenza, in cui ci raccontavano un futuro bellissimo, un futuro fatto di viaggi astrali. Magari avremmo mangiato pillole, magari ci saremmo vestiti con una tuta bianca, e oggi siamo qui forse a farci la guerra per l'acqua potabile, hai capito? Cioè non è andato proprio come ci avevano. Allora c'è un po' di nostalgia di questo futuro che abbiamo aspettato, che abbiamo immaginato e non è arrivato. Per cui a volte c'è proprio un brano che si chiama Retro Electronic nel nostro album, che parla di questo. E mi ci vedo un po' abbandonato alla fermata del bus con il casco spaziale in mano a guardare le stelle della serie. Non siamo arrivati in fondo. Non passa l'astronave. È stata tutta fantasia, purtroppo, perché negli anni successivi non c'era quel futuro che vi siete aspettati. Ecco, questa tecnologia, questi strumenti, queste sonorità ci facevano immaginare veramente il futuro. All'inizio degli anni 80, e forse ci siamo portati dentro e dietro questa nostalgia che è bella, ci ispira molto, e continueremo su questa strada sicuramente.